L'ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti potrebbe fare ritorno nello studio di Canale 5 a settembre? Mancano ancora circa 2 mesi al grande debutto della nuova edizione di Uomini e Donne in onda su Canale 5. Ma il pubblico non sta più nella pelle e non vede l'ora di scoprire tutte le novità previste per settembre e soprattutto chi saranno i nuovi protagonisti del trono classico e del trono over. Nelle scorse settimane, sono trapelate diverse indiscrezioni al riguardo e circolati diversi nomi per entrambi i troni. Si è vociferato che, per quanto riguarda il trono classico, Maria De Filippi potrebbe decidere di proporre il trono anche ad altri ex personaggi del trono over e continuare così l'esperimento inaugurato con Ida Platano. Ma non solo. Anche la stessa Ida potrebbe fare ritorno nello studio di Canale 5 nel ruolo di Dama del Trono Over. Per quanto riguarda quest'ultimo, invece, dovrebbero essere confermati quasi tutti i protagonisti dell'ultima edizione. Ad eccezione di Gemma Galgani, Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a settembre? Se infatti fino a qualche tempo fa la sua presenza era del tutto certa, al momento le cose potrebbero cambiare. Sia chiaro, non per volontà della redazione, ma la storica dama del parterre femminile del dating show di Canale 5, conclusa l'ultima edizione, avrebbe continuato a sentire il signor Pietro. Tra i due le cose sembrerebbero andare bene e starebbe proseguendo la loro conoscenza. Quindi, per questo motivo, la Galgani potrebbe non presenziare in studio a partire da settembre. E a proposito di Gemma Galgani, nelle ultime settimane, si è anche vociferato di un presunto ritorno nel trono over della sua ex fiamma Giorgio Manetti. Tuttavia, sulla questione, di recente, è intervenuto lui stesso che, nel corso di un'intervista rilasciata a Superguidativi, ha così commentato la possibilità di fare ritorno nel programma di Maria De Filippi, la TV non si è dimenticata di me. Me ne accorgo dalle persone che mi fermano per strada nonostante siano ormai 6 anni che non sono più a Uomini e Donne. Mi chiedono tutti di tornare e di questo ne sono felice. Non sono un personaggio caduto nel dimenticatoio, tanto che in questi anni non sono mancate le proposte per partecipare a dei reality tipo L'Isola dei Famosi. Non so come mai, ma le trattative non sono mai andate in porto. Ancora non riesco a comprendere il motivo perché lo staff del programma mi ha detto che sarebbero stati felici di avermi come concorrente. Con la redazione non ci sono problemi. Il problema è il mio perché non mi vedo più seduto insieme agli altri concorrenti a cercare l'amore. In questo momento mi sentirei fuori posto. Il format è anche cambiato e non mi piace molto, anche se riconosco che Maria è sempre una bravissima conduttrice circondata da un team di grandi professionisti.